Siamo con Riccardo Cristello, il dipendente di ArcelorMittal, licenziato, come tutti saprete. La vicenda ha assunto una dimensione nazionale per aver condiviso, per aver fatto un copia e incolla di un post che parlava, che pubblicizzava la fiction Svegliati amore mio di appunto Canale 5, che riguardava le problematiche della siderurgia. Un licenziamento, dicevo, che ha creato, ha destato grande scalpore, e ora noi ci siamo ripromessi di sapere un po' come questa vicenda procedesse, e chiediamo quindi a Riccardo Cristello: ora c'è una udienza in vista, quando si terrà, con quali aspettative? L'udienza si terrà in prima fase il 23 giugno, abbiamo avuto questa convocazione in maniera abbastanza celere, essendo un processo rapido per licenziamento. E le prospettive, io sono ottimista, perché come hai detto poc'anzi tu, il licenziamento secondo me è assurdo, non c'è nessuna giusta causa, quindi, perché io no, come ho sempre detto, non ho mai offeso nessuno e non era neanche intenzione mia offendere nessuno. Ora, purtroppo, dall'altra parte speravo si potesse raggiungere un traguardo prima, nel senso un reintegro, viste tutte le persone che si sono esposte per me, anche a livello politico, però non ha dato i risultati che speravo. In buona sostanza, lo dico io, l'azienda voleva le scuse di Riccardo Cristello, ma giustamente lui dice: io non devo chiedere scusa di nulla perché non ho sbagliato in nulla. Chi sbaglia, chi fa qualcosa di sbagliato, chiede scusa, ma se uno non ha sbagliato non avrebbe senso chiedere scusa. Ecco la prova provata del fatto che è un licenziamento che non ha proprio la minima consistenza. Sì, il nocciolo della situazione era quello, cioè il pretendere da me che mi scusassi per non più per il post, addirittura, perché lì in fase, quando ci siamo incontrati il 14 aprile, si era convenuti sul fatto che non c'era più bisogno di chiedere le scuse per quello che avevo fatto, tant'è vero che quando sono uscito io dalla direzione dichiarai che non c'era più necessità di fare le scuse, ma volevano una giustifica più approfondita, che l'avvocato Mario Soggia ha subito redatto e inviato nella stessa mattinata. Ricordo proprio quella mattina in cui ci fu una manifestazione con l'USB sotto la direzione. Ma non c'è stato nulla da fare, c'è stato un ripensamento da parte loro, che ci hanno comunicato che comunque era inderogabile che il dipendente chiedesse scusa per il caos mediatico creato. Il caos mediatico l'hanno creato, cioè è stata la loro scelta, il loro provvedimento a crearlo, non si è creato da solo. Se io commetto dispongo un licenziamento incredibile, è ovvio che questa assurdità del licenziamento, peraltro riguardando anche una fiction che ha avuto una dimensione nazionale, una eco nazionale enorme, è chiaro che si è scatenato un putiferio, ma non certo il putiferio scatenato da Riccardo Cristello, che stava per i fatti suoi una bella sera in poltrona a casa sua, ha avuto c'è stata la coincidenza di vedere questo post, di fare un copia e incolla, e da qui Riccardo Cristello si è trovato in un turbine che neanche immaginava nel peggiore degli incubi. Certo, ma non è stata mai mia intenzione fare neanche esplodere il caso, perché non so se ricordi, ma quando ebbi il provvedimento disciplinare, per esempio, e tramite poi il sindacato USB, che mi ha sempre sostenuto, ha denunciato subito il fatto, perché comunque il fatto era da denunciare, però il mio nome non comparve in quella prima fase, proprio per tenere un po' più anche gli animi calmi, nella speranza di riuscire ad avere un incontro con l'azienda e giustificare, in modo da poter giustificare il perché, il come e il senso di quella cosa che io ho fatto. Io sono stato convocato solo dopo l'avvenuto licenziamento, prima del 14, cioè, anzi l'8 aprile sono stato licenziato e quindi poi convocato il 14 di aprile, ma prima dell'8 non sono mai stato ascoltato. Io sono stato licenziato con due raccomandate nell'arco di una settimana.
anzi forse è proprio grazie al caos mediatico che si è creato che ho avuto una convocazione per poter parlare di quello che era successo e quant'altro. Ma caos mediatico che, come hai detto tu, hanno creato loro, anche perché, non per discolparmi o peraltro, ma le notizie ANSA le hanno girate loro all'ANSA, no? Il fatto che io dovessi chiedere scusa, perché sennò non è stata né una cosa mia né del sindacato né tantomeno dell'avvocato portare così in alto la notizia. Sono tutte cose che hanno fatto loro, quindi perché chiedere scusa di una cosa che poi hanno fatto loro doppiamente? Quindi, come dire, anch'io sono molto ma molto fiducioso, perché il 23 giugno non so se sarà l'udienza decisiva o magari probabilmente ce ne saranno anche altre a seguire, ma comunque un primo passo sarà appunto tracciato il 23 giugno per ristabilire, io dico, la dignità non solo del lavoratore Riccardo Cristello, ma dei lavoratori in generale, perché questo è un caso, un significativo emblematico di un certo modo di gestire i rapporti con i lavoratori, che tende appunto a sopprimere il diritto di espressione dei lavoratori, tanto più che, ripeto, Cristello ha fatto riferimento anche a una situazione dei bambini che attengono allo studio Sentieri ed erano, come dire, temporalmente collocati nella fase dei Riva e non di ArcelorMittal. Quindi, se ArcelorMittal ha la coda di paglia, questo è un altro paio di maniche. Ma se vogliamo proprio spaccare il capello e vogliamo parlare di una collocazione temporale delle presunte accuse di Cristello, semmai si dovevano risentire i Riva, cioè la gestione precedente che riguarda, appunto, a cui era riferito lo studio Sentieri. Ma in generale era una vicenda che parlava della siderurgia in generale, anche perché quella fiction parla di siderurgia, non parla del caso di Taranto. È ovvio che il caso di Taranto è emblematico di quella situazione, ma stiamo parlando di situazioni di inquinamento derivanti dalla siderurgia. Quindi, ma al di là di questo, io sono convinto, Cristello, e ti faccio, Riccardo, i migliori auguri, che il 23 giugno si inizi un percorso di dignità, di ripristino della dignità, perché se ciò non dovesse accadere, io penso che lo Statuto dei Lavoratori, le battaglie che si sono fatte dagli anni 70 in poi, verrebbero miseramente cancellate. Sì, è un augurio che mi faccio e faccio a nome di tutto il popolo dei lavoratori. In quest'ultimo periodo sono stato anche in giro per l'Italia e ho incontrato gente che ha subito licenziamenti tipo quello mio, cioè ingiusti. E questa cosa non deve avvenire. Non può sussistere che esistano dei licenziamenti fatti così, calpestando i diritti e la persona e l'uomo. È il lavoratore, perché noi siamo uomini, siamo lavoratori, siamo gente che la mattina, cioè se uno si alza la mattina alle 6 per andare al lavoro non è uno sfaticato. Peraltro stiamo parlando di una storia lavorativa di Riccardo Cristello che non ha mai avuto, come dire, la minima contestazione da parte dell'azienda, quindi un lavoratore esemplare. Non stiamo parlando di un soggetto, di un perditempo, di un attaccabrighe, di uno scansafatiche, quindi a questo punto dice, beh, vabbè, già il soggetto è particolare. No, stiamo parlando di un, ripeto, un lavoratore esemplare, quindi voglio dire, non ci sono neanche dei precedenti che potrebbero, come dire, dare una imprimere una piega negativa sul tuo operato. Guarda, sono contento che lo hai detto tu, perché purtroppo è la storia, sono i fatti. Intanto, sai, poi le cose si vengono a sapere e purtroppo a malincuore ho saputo che invece all'interno dell'azienda sono girate voci sul mio conto. Non mi... Da chi voleva forse ossequiare il padrone? C'è chi voleva giustificare il mio licenziamento dicendo di me quello che non sono. Per fortuna i fatti, il curriculum parla da solo, io non ho mai avuto problemi lavorativi con nessuno. E dove sono stato nei miei 20 anni, perché ho girato un po' tutta l'azienda, sempre a livello del mio lavoro che era quello del magazzino, ho lasciato bei ricordi e la dimostrazione del fatto è il sostegno che mi hanno inviato tutti i colleghi di andare avanti e di perseguire quello che è la verità e di dare giustizia al mio caso e a quello che per tutti. In bocca al lupo, Riccardo, io credo nella giustizia. La giustizia molto spesso è lenta, ma arriva.
E il 23 giugno io penso che si inizierà un percorso di verità e di giustizia. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie a voi.